Allora, diciamo che i nuovi vlog iniziano da questo. Ehm, volevo farvi vedere mh, questo vlog, prodotti finiti, perché avevo intenzione di, mh, solo ovviamente in questo video, poi eh, quando sarò nella nuova casa torneranno normali, eh, di farvi vedere i prodotti che eh, ho utilizzato e eh, dirvi... Come avevo fatto nel, nei video dei prodotti finiti di, di dirvi se sono buoni, se sono ottimi, di consigliarveli. Ovviamente, ehm, questa volta lo faccio in questo vlog perché, se no, dovevo fare un, un video a parte solo di, di prodotti finiti e allora ho pensato quasi quasi cambio. Uh, solo per questo video uh, metterò anche dentro i prodotti finiti e poi tadan, dopo un mesetto forse sono riuscita a trovare il pandoro di chiara ferragni ne ho presi due uno per la casa nuova e uno lo apriamo insieme così uno lo assaggiamo vediamo com'è e due anche la forma e è per, um, per come è fatto eccetera ok che sta spopolando con i video che molte persone l'hanno già assaggiato l'hanno già aperto eccetera però io ho detto quasi quasi lo faccio nel vlog diverso e ne ho presi due così almeno uno ce l'ho per la nuova casa e un altro appunto lo apriamo insieme Uh, L'ho pagato 9,90€, praticamente 10€ solo uno, tutte e due 20. Adesso li appoggio e sarà un vlog un po' casalingo perché giustamente mh, son, oggi è lunedì, io sto registrando di lunedì, voi il vlog lo vedete giovedì. Per cui calcolate che in settimana eh, è un po' difficile che io riesco a registrare, tranne quando sono in pausa dal lavoro, riesco a fare qualche clip. E, e dato che in settimana lavoro praticamente tutto il giorno, non è che vi posso far vedere chissà cosa di quello che faccio, ma diciamo che... Eh, appunto vi farò vedere i prodotti finiti e, e niente poi dopo eh, sabato registro il vlog dei mercatini di natale per cui da eh, martedì prossimo inizio a registrare qualche vlog mass natalizio vedete non ne faccio tanti perché ovviamente sono in ballo ancora per la casa però diciamo che da martedì prossimo vedete i vlog mass perché li registrerò da sabato? Qua eh, ci saranno i mercatini ehm, a Cernobbio, a Como, che poi da noi si dice Balocchi, la città dei Balocchi. A Como faranno la città dei Balocchi, invece a Cernobbio faranno la città di, eh, delle casette dei mercatini. Poi, dove abito io, nella casa nuova di fianco, proprio vicino, faranno altri: ehm, diciamo. Mh, bancarelle, casette di Natale e allora in tutte e tre vorrei riprendere in più andiamo anche in Svizzera che vi faccio vedere il Ser Fontana come ehm, diciamo è addobbato per Natale e vi farò vedere anche dentro in Svizzera perché tanto io abito qua vicino alla Svizzera, 5 minuti ci metto per arrivare per cui vi farò vedere anche quello e poi eh, domenica andremo a uh, Milano che ci saranno i mercatini di Natale, sempre la fiera adesso non mi ricordo, uh, più o meno, e, mh, e vi spoilerò già queste, questi vlog che usciranno in questo, in questo mesetto di dicembre, perché il mese di dicembre ci saranno appunto i vlog. Poi da gennaio mh, con la nuova postazione riprenderanno i nuovi video con la, con la postazione per il momento. Vi farò, diciamo, questi vlog tra trasloco, casa nuova e Natale. Poche parole. Niente, allora, iniziamo che vi faccio vedere i prodotti finiti. E mi sembra anche qualcosa da mangiare, che sono poche cose. E poi riapriamo dopo il Pandoro. Allora, scusate per la luce, ma eh, quando è nuvoloso... Infatti è nuvoloso, credo che poi verrà a piovere. Oh, io ho provato a accendere la luce, ma eh, non è che si vede il massimo, per cui eh, vedete un po' così, così. Allora, ehm, ho un sacchetto per i prodotti finiti e 3-4 cose per il, il mangiare. Per cui. È un po' un vlog particolare, ma vabbè, voglio provare a vedere se, se, se piace anche così. Allora, iniziamo da questo. Io questo l'ho preso diciamo due o tre anni fa e lo volevo ricomprare, solo che eh, non ho poi avuto tempo e alla fine non l'ho comprato perché questo si compra in farmacia. È il chitosano extra, praticamente sono delle pastiglie. Che io non l'ho finite perché, ovviamente, sono scadute e non vanno bene quando poi sono scadute. E sono queste pastiglie qua, infatti, erano due di questi, ce ne sono dentro 60 capsule. Sono queste capsule, in poche parole, che ti aiutano, tu li prendi. Um, adesso non mi ricordo se prima o dopo uh, mangiato no mh, prima devi prenderlo prima di mangiare adesso non mi ricordo bene comunque um, con, questa, con questo ti aiuta veramente a, ad andare in bagno ma tante volte vai in bagno a fare il plin plin che vi assicuro che ho perso Tanti liquidi e tanto peso per il continuo tutte le volte di andare in bagno. Grazie a queste pastiglie mi hanno aiutato molto. E, appunto, le volevo ricomprare perché aiutano a, a perdere il liquido in eccesso, praticamente. E, li prendi due volte al giorno, una alla sera e una al, al mezzogiorno, prima se non sbaglio, prima di mangiare. Ah, mezz'ora prima del pranzo e mezz'ora prima della cena, ecco, mi ero dimenticata. E vi assicuro che sono ottime. Per cui, se volete provarle, provateli. Ne prendete due, vi durano più di un mese se non mi sbaglio. E mh, queste vi aiutano tanto. Aiuta a trasformare i carboidrati, proteine e grassi in energia. Eh, sostiene l'equilibrio del peso corpoio. E limita l'assorbimento dei nutrimenti. E diciamo che mh, è veramente ottimo questo. questo. Allora, eh, poi vi consiglio anche questo: questo è da mangiare il patè tonno e pomodori secchi, che è quello nuovo. Uh, non è male è molto buono uh, secondo me sul pane così secondo me è molto buono per cui questo ve lo straconsiglio di riumare. se per caso mh, prendete anche quello normale è ancora strabuono a confronto di questo volevo provare anche l'altro che adesso non mi ricordo se è all'avocado e mh, se mai nella nuova casa lo proverò vi farò sapere Appunto, nel prossimo video dei, dei prodotti, cioè dei prodotti dei food mangiati. Per cui, questo qua ve lo consiglio, è molto buono. Poi, invece, questi della Lind, eh, allora ho preso due bustine all'arancia e due, eh, quelli bianchi, cioccolata bianca. Allora, sinceramente, nessuno di due mi è piaciuto. Allora, questo si sente un casino l'arancia e non è che mi, mi piace così tanto, per cui è bocciato, non, non mi piace. Si sente molto l'arancia, per chi piace l'arancia ve lo consiglio, però mh, non mi piace perché è proprio il gusto di, di questa arancia un po' forte, che mh, mh, preferisco al cioccolata normale. Eh, e poi c'è questa qua bianca, questa bianca non mi piace. Io preferisco quello normale al latte o fondente, ma la cioccolata bianca, infatti l'ho provata così, ma mm, non mi piace. Per cui anche questo bocciato preferisco una bustina normale della, di cioccolata bianca. Infatti io ogni tanto prendo e faccio la cioccolata, però se è cioccolato normale. O al latte allora sì che è molto buona ma così sinceramente non è che mi piace molto poi passiamo ai prodotti finiti ah no scusate c'è questo che mi sto dimenticando l'ho fatto vedere su instagram se non, vi, se non mi seguite su instagram seguitemi perché vi faccio vedere prima lì i prodotti o uh, le cose che assaggio, le cose che mangio e vi consiglio uh, se sono buono oppure no ad esempio questo lo metto nella storia su Instagram e ve l'ho consigliato perché il moccaccino di Parmalat, buonissimo uh, sa di... Mh, eh, adesso non mi, ricordo, non mi viene il nome uh, di cacao, è molto buono io l'ho provato con... Uh, Normale, così con un po' di zucchero è strabuono. Mi sembra che questo va bene adesso non mi ricordo, è senza lattosio. Per cui possono berlo anche chi è intollerante al lattosio, per cui è senza lattosio. E se volete berlo è buonissimo. Sia questo che credo anche l'altro al caffè che poi proverò, vi farò sapere. Comunque, questo qua è molto buono e poi è semplice perché voi lo mettete nella, nella tazza lo riscaldate dopo due secondi, lo bevete e avete già fatto praticamente il cappuccino al moccaccino, in poche parole, comunque ve lo consiglio adesso iniziamo a far vedere i prodotti finiti, allora. Questo, questa maschera Fria Myself è bocciata, non mi piace, allora ci metti 10 minuti a farla, a tenerla in posa. Allora, la cosa che non mi piace di questa maschera, specialmente di, eh, di questo marchio Fria, è che quando la mettete su, eh, dopo neanche due secondi, è già diventata praticamente, non ha più liquido, in poche parole. A prescindere che ha già pochissimo liquido, già la, la maschera. Per cui, quando voi aprite la confezione, c'è cioè la bustina, eh, il liquido è come se non c'è proprio. Per cui, la cosa brutta è quella. Ehm, è in tessuto, ovviamente eh, con Joy e melograno. Diciamo che non, non mi piace. Questa me l'hanno regalata acqua e sapone, ma ovviamente non la compro, per cui questa è bocciata. Fatemi sapere se a voi è piaciuta e come vi trovate, ma a me proprio non mi piace. Poi le mie amate Linus E, gli assorbenti, che questi qui sono i miei preferiti, ormai lo dico in tutti i video dei prodotti finiti. Eh, questa qua è una confezione. 20 più 2 con ali e assorbe più flessibile questo qua è due pacchi per risparmio per cui questo ve lo straconsiglio sono comodissimi fanno bene eh, quando siete in giro che non vi lascia l'odore tutte queste cose qua per cui ve le straconsiglio poi questo è quello che avevo preso a un, in un negozio Diciamo che eh, si sente poco, non è che mi ha tanto soddisfatto. Sta durando più di un mese, ma ehm, boh, secondo me mangia troppo, in senso che mm, il liquido che c'è dentro lo usa troppo e poi non è che si sente così tanto, per cui io ne ho presi due, uno qua eh, ce l'ho alla vaniglia e l'altro alla, va alla lavanda che eh, ce l'ho nella casa nuova, ma... Non è che si sente il massimo forse quello alla lavanda si sente di più che questo qua per cui non so se li, ro, lo ricomprerei di nuovo perché non è che mi, mi piace così tanto l'odore, e questo è di 125 ml. Per cui direi che è meglio che lo lascio lì dov'è, poi ho provato questo qua. Eh... La maschera di Primark di 90 centesimi, questo è vegano. Per cui, già che è vegano, è molto, molto bello e eh, mi piace. E, sì, allora adesso non mi ricordo. Quando... Ah, 15-20 minuti. Io l'ho tenuto 20 minuti, non, non sono male come, come maschere, sono buone per cui. Che ricomprerei perché sono buone come maschere, ve le straconsiglio, non fanno impazzire ma vanno bene. Poi, questo qui, che vabbè, ce l'ho di là. Lo sto ormai quasi finendo, però vi faccio vedere la scatola. Il fondotinta, quello che copre diciamo i puntini, le macchie brufoli, eccetera, quello coreano che ho preso su Amazon 13 euro e ho fatto anche un video. allora All'inizio pensavo che era un po' mh, che non piaceva. Poi quando uh, so come mh, grazie a una diciamo una amica su YouTube che mi segue anche sul mio canale e anche lei il canale uh, mi ha consigliato di metterlo su ma di picchiettarlo con la spugnetta infatti non ho provato a strisciarlo ma l'ho picchiettato e picchiettando il fondotinta ho notato la differenza che copre un po non tanto ma copre ed è eh, buono per cui direi che gli ho dato un'altra un chance e direi che sta funzionando per cui adesso grazie a lei diciamo che riuscita a capire come, come funzionava in poche parole perché ci sono certi fondotinta che li puoi diciamo mettere e ovviamente piano piano lo, lo passi col pennello ci sono quelli che devi picchiettare poi questo è la cipria io vi faccio della scatola perché così me la butto però vi assicuro che mi sto trovando bene con la cipria della Shein Glam E il colore che Ti lascia Cioè una è una bomba Ve lo dico è una bomba E si chiama così E se lo volete prendere prendetelo Perché è molto buona mm, c'è cioè come eh, non, non cipria Volevo dire illuminante E è un, un illuminante molto bello Per cui prendetelo perché ve lo Vi dico che è molto Ottimo Scusate per lo smalto e le unghie, ma eh, lavoro e non ho tempo per farli. Comunque, invece, Ever Magic, che questo è l'ombretto in cui voi passate subito, infatti è così. Allora, se l'ho passato una volta, come vedete, rimane il prodotto sopra, per cui lo dovete passare due volte. Però, quando l'ho passato due volte, calcolate che eh, dopo va via sopra eh, quando avete messo nell'occhio per cui non ha proprio tanto senso sto coso si sì, ci metti poco a truccarti ma mh, dura poco perché dura poco non ho un prodotto che, che dici ok ti dura tutto il giorno no met metà giornata ti dura e poi va via per cui non resta e poi l'unica l'applicazione proprio brutta perché quando tu lo dai una passata e devi anche tenere premuto per strisciarlo diciamo che lascia lo stesso cioè come vedete l'ombretto per cui non ha senso e, mh, poi per 13 euro 13-15 euro che l'ho pagato non ne vale per cui non mi è piaciuto così tanto e mi dispiace perché era ottimo per chi è veloce, cioè che deve fare qualcosa di veloce, voleva truccarsi, diciamo che mh, poteva andare bene, però eh, se non è proprio ottimo il prodotto, preferirei non ricomprarlo. Invece questi qua della Shanglam, Glam, che sono gli ombretti che vi avevo fatto vedere, questa è la scatoletta molto carina. Questi qua mi sto trovando bene, funzionano. Li mettete su, sull'occhio e vi durano tutto il giorno. Per cui, sono soddisfatta di questo prodotto dell'ombretto. Per cui, comprate gli ombretti di She Glam perché sono buoni. Anzi, e vi dico anche che non vi brucia l'occhio e non vi dà fastidio, specialmente io che ho una pelle sensibile. Mh, diciamo che lo noto se mi bruciano gli occhi, eccetera, con la pelle. Ma invece, mh, con questo ho visto che mh, mi sto trovando bene per cui ve lo straconsiglio, poi questo eyeliner potremmo dire che va bene. Mh, è buono come prodotto, non posso dire niente perché lo metti su e buono. L'unica cosa è che se lo metti con l'ombretto, eh, che è in, tipo in crema, eccetera, te lo lascia troppo su, in senso che si appiccica e, e poi è come se tu non, non l'hai messo le liner per cui l'unica pecca è quello però diciamo che va bene non è male come come diciamo come liner che poi è quasi uguale alla matita allora di sicuro durerà un bel po questo vlog però tanto poi il prossimo vlog lo vedete martedì prossimo per cui come ho già detto prima di fare questi video i, quelli che durano di più i vlog ovviamente eh, il prossimo, la prossima settimana poi non ci saranno diciamo i video però cerco di stringere allora questo shampoo solito della garnier eh, questo è olio vegetale coccola vera allora comodoro mi è piaciuto ma eh, come da metterlo su io ho usato, ad esempio, questa la confezione, questa qua, l'ho messo dentro qua e lo usavo qua, quando lo usavo lo mettevo dentro. È un po' scomodo, eh, perché è scomodo. Infatti ho fatto il bigliettino e volevo mh, scrivere quante volte l'ho usato. Allora, l'ho usato 20 volte, come vedete, vol mh, ho scritto i giorni così per vedere quanto, quanto durava l'ho usato 20 volte, dopo 20 volte si è consumato e ovviamente ciao. Eh, L'unica cosa che è brutto è quando finisce eh, ti ritrovi i pezzettini e, tipo come il sapone che quando ti ritrovi i pezzettini di sapone prendi lo butti. E, diciamo che per me è uno spreco, perché io lo voglio proprio consumare tutto, specialmente questo che costa tanto. Um, è uno spreco che dopo diventano pezzettini piccoli e poi non li puoi consumare sui capelli. Diciamo che, come, um, come, come capelli, uh, in senso come prodotto per i capelli, è buono perché uh, te li lascia lisci e morbidi. Ci sta, ma um, quando lo dovete usare è scomodissimo. Per cui, è proprio bocciato per me. Solo questo però è buono di, di odore, però poi dopo cambia e, e non ti resta, poi invece, questo lo sto ancora testando. Però vi faccio vedere lo stesso la scatola che voi l'avete già vista nell'altro video, eh, la sto ancora testando. E diciamo che ha un colore un po' più forte a confronto dell'altro, è, è sempre il fondotinta per chi mi segue lo sa già, e sembra un fondotinta coreano uguale a questo, però cambia che questo è un colore un po' più forte, e diciamo che come colore è un po' così così, però lo, lo testo ancora un po' e poi vi dirò, o massimo vi farò vedere in un vlog come com è, diciamo, su di me. Poi per finire, meno male l'ultimo: colgate quello cuori per San Valentino. Questo non lo compro più, giuro. Questo è l'ultimo. Mm, è, è buono. Mi sono trovata bene. Ma dopo un po' ti, ti, cioè, ti stanchi a provare sempre lo stesso prodotto. Per cui mm, basta. Questo consigliato. Ma dopo un po' basta. Per cui finalmente lo posso dire. E lo posso buttare poi questo q10 power della nivia quello correttore allora questo non mi ricordo allora lo 02 non, non mi va bene perché è un colore troppo scuro per me per cui mh, vi dico già che non andava bene il colore e ho dovuto consumarlo un bel po perché cioè andare in giro con diciamo il forte quando hai un correttore forte, un fondotinta forte eh, in faccia, diciamo che non è che poi ti sta tanto bene. Per cui mh, mh, copre abbastanza. Non è. cioè, come prezzo pensavo meglio. Invece, non è così tanto super come dicono. Per cui. Invece, ho l'altro. Questo mi ricordo. Dov'è? Vabbè, da qualche parte è, eh? adesso ve lo, ve lo farò vedere. Eh, vi faccio vedere che questo della Cien ha il kiwi. Allora, stranamente, un prodotto della Cien l'ho tro trovato, mh, diciamo, ottimo. Perché ha un odore buonissimo. Sa di kiwi e quando lo metti su si sente l'odore de del kiwi. E poi a me è piaciuto anche i granellini e il, perché era verde e quando lo mettevi sul corpo era diciamo bello sentirlo, per cui questo è stato l'unico prodotto che mi è piaciuto di più e ve lo straconsiglio e poi quasi quasi lo ricomprerei ancora questo qual kiwi. Anzi, era anche in promozione alla Lidl. L'ho voluto provare ho fatto bene perché è ottimo, per cui ve lo straconsiglio. Vado più veloce. Poi ho finito questi qua che è l'incenso che ho preso eh, dai cinesi, uno è il lampone frutti rossi e l'altro la mela, con questi mi sto trovando bene, infatti ne ho ancora altri che sto consumando e sono ottimi, mh, lasciano l'odore, poi vabbè va via però lasciano l'odore e durano, però mh, mi sto trovando bene. E sono molto buoni per cui se lo volete prendere ve li consiglio poi allora questo è un fiore al tè che come avete visto sempre negli altri video c'era la pallina che poi quando lo mettete nell'acqua calda bollente si esce il fiore e praticamente ti fa il tè e tu vedi questa particolarità col fiore che è molto bella Infatti, come vedete, c'era questo qua. Tanto poi nella nuova casa ve lo farò vedere ancora e ne comprerò ancora perché l'ho preso su Amazon e vi assicuro: uno, sono buonissimi e due, è una figata di vedere questo fiore che dalla pallina diventa un fiore nella, eh, in questa ciotola che tu metti dentro nell'acqua e ve lo straconsiglio. poi vi Dico di questo mascara della Rimmel London preso su Amazon, costato di meno. Con questo mi sono trovata bene. Con questo qua che è la Shandel uh, Yo Wings, qualcosa del genere. Sì, non so il, il codice Ah, 001 Black. Comunque ottimo, se volete prenderlo su Amazon. Credo che è ancora in promozione ed è ottimo come mascara. Infatti mi sono trovata bene che l'ho finito praticamente tutto. Ormai l'ho svuotato completamente, lo scovolino era così, molto comodo. E vi assicuro che mi sono trovata bene, per cui lo ricomprerei. Poi, invece questi c'è stato solo un colore della Wycon, Sì, questi sono ombretti Wycon um, a infatti, come vedete, l'ho distrutto. C'è uno che va bene per i miei occhi, invece gli altri che devo ancora finire sono troppo pesanti. All'inizio pensavo che era, andava bene, eccetera. Poi, quando li metto su nei miei occhi, diciamo che dopo un po' è pesante perché tu vedi che sei troppo truccata. Non va bene il colore per i tuoi occhi. E dici che palle c'è, mm, non lo so, non mi piace, per cui preferisco solo un, un colore adesso non so se ce l'ho, che è mm, più chiaro perché questi sono veramente scuri. Però sono ottimi perché se tu sei eh, devi andare da qualche parte e devi truccarti veloce. Ti su veloce perché mm, è una matita a ombretto. E in poco tempo lo metti su, ti metti il mascara, le, le line e ti sei truccata, per cui sono ottimi, sono comodi, ma il colore è troppo scuro secondo me. Poi vi faccio vedere anche questo che è il correttore, che ormai l'ho quasi finito, però vabbè, la scatola, uh, il correttore della Shanglame ho azzeccato il colore e vi assicuro che il colore è top, è, è ottimo. E la coprenza non è male perché è buona come coprenza. Per cui anche con i correttori della Shea She Glam ehm, vi dico che sono ottimi. Prendeteli e provateli perché vanno, secondo me vanno bene. Invece, l'ombretto, questo qua che ho preso da poco, ehm, appena lo messi su, ti riesce a tenere. Però dopo un po', adesso mi ricordo forse metà giornata, ti va via il colore, cioè sopra non hai più il colore eh, nell'occhio. Per cui diciamo che mm, questa cosa che non ti rimane praticamente tutto il giorno ti va via, non mi piace come ombretto. Però provo a testarlo di nuovo e vediamo se posso dargli un'altra chance. Per gli ombretti eh, appunto a stick. Sono un po' indecisa perché mh, non so se sono ottimi, però vediamo, vediamo più in là, poi vi faccio vedere questi qua. No, gli altri, gli altri prodotti ve li parlerò in un video a parte perché sono prodotti diversi. Eh, invece, questi sono delle pastiglie che vi ho fatto vedere sempre in un altro video eh, della Cleani. Sono delle pastiglie che va bene sia per pulire il vetro sia per pulire l'acciaio e sia per pulire il bagno. Io ho provato tutte e tre. Per il momento mi sto trovando bene, però, però c'è un però che non sono così ottimi come dicono, perché l'odore non è il massimo. Per cui all'inizio spruzzi, si sente un pochettino, ma non è tanto il massimo, sono ancora indecisa se ricomprarlo o no questo marchio e eh, poi ho visto che neanche più fanno la sponsorizzazione però l'hanno fatto una volta e basta adesso non ne parlano più di questo eh, di questi prodotti qua da pulire per la casa ma boh, vabbè comunque vi farò sapere se però non so se mi convince tanto ma ve lo dirò poi nella casa nuova quando ve lo farò vedere vi farò vedere la pulizia con questi prodotti Ok, allora direi che vabbè, è durata un po' questa clip, ho visto, i prodotti erano tanti come sempre e niente, io direi di provare a aprire il nostro Pandoro e vediamo diciamo come eh, lo zucchero rosa se è buono, proviamo a vedere o lo, lo apriamo insieme e poi adesso mi cade giù tutto e poi niente concludo il vlog perché non è che posso farvi vedere chissà cosa specialmente in settimana sabato o domenica sì perché sono a casa e vabbè diciamo che ho più anzi dovrei dirvi anche questo sul lavoro adesso mh, no forse meglio in un altro video perché se no sto video dura 40 minuti e credo che mi sparerò per cui direi eh, di far veloce, vi faccio vedere il pandoro e poi chiudo questo vlog perché sennò dopo dura troppo. Allora, lo apriamo, provate a vedere una posizione un po' adatta che si vede. Um, qui c'è il bigliettino con scritto che sostengono l'ospedale Regina Margherita di Torino. Per l'acquisto di un macchinario che permette Diciamo che ehm, con questo, cioè quando compri il Pandoro, eh, puoi sostenere diciamo, l'ospedale per gli, questi bambini che hanno bisogno. Io ne ho presi due. Proviamo a vedere, lo apriamo. Ovviamente sto zitta così è più bello sentire ehm, diciamo, il, il rumore. Per cui facciamo tipo un SMR e poi lo mangiamo. Troviamo la formina per fare l'occhio di Chiara Carragni e eh, lo zucchero rosa, e adesso lo facciamo insieme, mm, mamma mia! Già a sentire l'odore, io adoro il Pandoro molto bella la carta, molto carina. Posizioniamo. Wow. Voilà. Sì, direi che <ride> ho messo male... Oops. Ho sbagliato, mh, devo tirare via le alette, ma vabbè, diciamo che lasciamo così. Però direi che... Sono riuscita a farlo adesso lo metto dentro e lo sbatto perché di solito io lo faccio sempre ed è più divertente metti dentro il pandoro qui tutto lo zucchero. Ovviamente poi lo sbatti. È più buono secondo me. Comunque vi faccio vedere il Pandoro Rosa, che è una figata. E adesso lo assaggiamo, vediamo com'è. Dato che mi è venuta fame. Ovviamente sono le 10 del mattino, ma vabbè. Mmm, è buonissimo. Direi che è buono Allora scusate ma Mi si è rotto Il cavalletto di nuovo eh, Ho capito che lo devo cambiare Perché Sinceramente Allora è stato un vlog un po' strano Un po' così così Io spero lo stesso Che vi sia piaciuto Anche se non era un vlog come faccio di solito, ma è buono. Alla fine che non mangio tutto. Mm. Poi io adoro il pandoro. Guai, poi vederlo rosa è ancora più bello e niente, io direi che chiudo il vlog perché non so quanto è durato, e ho paura che dura 40 minuti per cui io direi che vi saluto, detto questo, mi riposo perché poi al pomeriggio devo andare a lavorare, fino alla sera. E, e niente, mm, fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti che vi ho fatto vedere. E cosa ne pensate. E in più se avete anche comprato il pandoro di Chiara Ferragni e cosa ne pensate. Io l'ho preso anche per aiutare a sostenere quelli dell'ospedale. Perché... E poi, ovviamente, volevo provarlo. Poi vederlo rosa. Mamma mia. Vabbè, detto questo, che parlo anche fin troppo, chiudo e ci vediamo al prossimo vlog, che ovviamente sarà martedì per voi. Per me sarà sabato. Ciao e al prossimo vlog.